Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla trentesima puntata in stagione di calcio di rigore. Una puntata come sempre ricca di servizi, ma come sempre prima di iniziare vado a salutare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veri. Ciao Daniele, buonasera a tutti voi e ben ritrovati con Calcio di Rigore, davvero piatto ricco questa sera. Cominceremo come sempre con il nostro Giacomo Alpini con il punto sulla Serie D. Andremo poi a vedere le immagini del derbissimo tra Ribelle e San Marino. Ci sposteremo poi in Eccellenza e in Promozione, dove vedremo la vittoria rotonda della Fiericcione ai danni del Gatteo e poi ovviamente prima categoria con il punto del nostro fantastico Riccardo Giannini per quanto riguarda il Pietracuta. E poi, come di solito facciamo, ci spostiamo di là dei Tavolo, dove andiamo a vedere quello che è successo invece tra Sant'Orso e Gabice Gradara. Come ogni lunedì, per interagire con noi, 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp. Aggiornamenti in tempo reale dal nostro graditissimo Matteo Zampini, calciodirigore.office alla nostra pagina Facebook. E poi, per chi volesse rivedere la puntata, www.romagnasport.com. Questa sera c'è anche una piccola novità, perché a partire infatti da questa sera una delle tre serate che si chiama Football. È una iniziativa promossa proprio dalla FIGC legata allo sport, nutrizione e benessere psicofisico, dalla tavola al campo da gioco e tra l'altro promossa anche dal Ministero della Salute, un progetto di educazione allo stile di vita con le appunto indicazioni del nostro Ministero della Salute. Prima di queste tre serate davvero importanti. E allora abbiamo scaldato i motori, siamo pronti per partire e vediamo chi ci farà compagnia questa sera. Bella iniziativa, allora passiamo subito a salutare il nostro opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Diamo il benvenuto nei nostri studi al direttore generale del Gabice Gradara Calcio, Gianluca Maria. Buonasera a tutti. Diamo il benvenuto anche a lui nei nostri studi, centrocampista del Ribelle, Armando Amati. Buonasera. E infine a lui non diamo il benvenuto no, ai nostri assolutamente, studi, ormai direttamente da più alto che Vicentino, ovvero il nostro Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, ieri è sperato, tu devi sapere Armando, che lui era a vedere voi mentre giocavate in campo. A un certo punto diceva sempre: sto pareggiando, io pensavo forse ai risultati della Serie A. Invece il suo Bellaria ha perso 2-0, giusto Giacomo? Giusto, però fino all'85esimo eravamo in gara, quindi eravamo solo 0-0. Però purtroppo queste squadre venete sono indigeste per il Bellaria. Purtroppo solo sconfitte, quella di ieri è pesante, pesante soprattutto per i risultati che ci sono stati attorno, quindi Romagna Centro, Mezzolara e la stessa Clodiense. Quindi vediamo, adesso domenica dobbiamo subito risvegliare e riscattarci con una vittoria col Mezzolara e speriamo in bene. Armando, tu che sei vicino a lui, ti fa un pochino pena? Puoi fare un messaggio pubblico, un annuncio pubblico e dire che qualcuno lo accompagni a Parma per la trasferta di Parma? Se non giocassi andrei io a Parma, ma sì, fantastico. da cuore bellarese ormai, Gli dopo un vuoi anno e bene tu a mezzo, Giacomo, vero? tantissimo. È super tifoso. Gianluca, non la teniamo più, il prossimo anno te la riprendi tu, Veronica, oppure me la lasci ancora qui? Assolutamente, confermata al 100% anche per il prossimo anno. È il primo acquisto, già È il rinnovato il primo acquisto, contratto. sì, Beh, colpo di assolutamente. mercato. Bene, questo è il primo scoop di questa serata. Renzo, stasera poi con te vedremo bene le nostre grafiche con chi è andato ai playoff, chi va invece a giocarsi la salvezza. Che partita sei andato a vedere questo fine settimana, questo fine weekend? Sabato ho visto Sant'Arcangelo Rimini Che eri con me? e con te e domenica mi sono trasferito in Umbria per vedere una gara importante di Serie D, Gubbio San Giovanese, dove Ti è piaciuta? mi è piaciuta, ha vinto il Gubbio 3, dove è allenata dal Pesarese Magi, tra i quali sta vincendo due campionati, l'anno scorso ha vinto a Macerata e quest'anno fa il bis a Gubbio, Senti, un grandissimo allenatore. non è che in Umbria a Gubbio ti hanno già scovato, pescato una volta quelli di Striscia la Notizia, rilasciato un'altra dichiarazione, no? Ma adesso io non vorrei essere polemico, ma ieri ero negli stadi in Umbria, Sì. forse come ambiente televisivo e sentire la Romagna, sentire le partite per radio, hanno qualcosa in più dalla Romagna. Più della Romagna, Sì, ok. questo, ma l'hai cavato, te l'ho detto. Ah, oh, va bene, ma a me mi piace così, ti ho cavato un dente, va bene, va Ma vedi, bene. Daniele, dobbiamo imparare dagli umbri. No, ho detto, perlomeno, hanno dei collegamenti veramente stupendi su tutti i campi di 18 gare di Serie D, Eccellenza e Promozione, che veramente in Romagna e nelle Marche non ci Non ci sono. sono. Toccherà inventare una radio, lo faremo, promesso. Prego, Veronica. E allora andiamo a vedere invece quello che è successo nel campionato di Serie D, 35esima giornata, questi i risultati.
secondo KO di fila ai noi e ai per il nostro Giacomo Alpini, Alto Vicentino Bellaria Gemarina 2-0. Il Parma ovviamente festeggia già in Lega Pro, Palma detta Calcio Rovigo 2-1. Il derby, altro derby davvero, sabato e domenica di grandi derby in Serie D, Romagna Centro Imolese 1-0, vero un punto importante questo per il Romagna Centro in chiave salvezza. Correggese Legnago Salus 2-0 anche nell'altro derbissimo Forlì Ravenna, Clodiense San Maurese 1-0, Ribelle San Marino 1-2, andremo poi a vedere quello che è il servizio, Fortis Juventus Azignano Chiampo 1-3, 2-1 fra Mezzolara Villafranca e Lentigione Castelfranco 3-2. Diamo uno sguardo anche alla classifica dove, come abbiamo anticipato, il Parma è già salito, Alto Vicentino quota 74, Forlì 67, San Marino 64, Ribelle 60, Delta Calcio Rovigo e Correggese 57, a chiudere Bellaria con 25 punti, Clodiense 24 e Fortis Juventus 11. Il capocannoniere del girone è Manuel Pera del Delta Calcio Rovigo con 27 gol, il miglior attacco è quello dell'Alto Vicentino con bene 77 centri, davvero tantissimi, e la migliore difesa è quella del Parma con 15 reti incassate. E allora, caro Giacomo, abbiamo detto prima la tua delusione per quanto riguarda il risultato del Bellaria, e invece c'è chi sorride e uno fra questi è il Forlì. Sicuramente, però io prima di iniziare a parlare del Forlì vorrei, credo che sia doveroso anche fare i complimenti al Parma. Il Parma è riuscito a tornare subito in Lega Pro, quindi a vincere questo campionato, per il momento senza sconfitte, e ieri c'è stata veramente una giornata di sport bellissima, contornata da 17.000 tifosi del Parma che hanno festeggiato questa promozione, quindi veramente complimenti al Parma e ai tifosi parmensi. Certo. Per quanto riguarda il Forlì, Forlì è riuscito a avere meglio del Ravenna 2-0, un gol per tempo. Però a parte il primo tempo dove aveva controllato bene la partita portandosi in vantaggio, il secondo tempo ha avuto da penare, ha avuto veramente ha creato molti problemi il Ravenna. Infatti al 90esimo c'è stato anche il pareggio di Innocente che è stato annullato per fuorigioco, e nell'azione successiva c'è stato il 2-0. Quindi il Ravenna, buona la prestazione col Forlì, che consolida il terzo posto e si è assicurato sicuramente i play-off. Ebbene sì, si ferma invece la striscia positiva della San Maurese, Giacomo. Sì, ahimè si è interrotta, però ieri la partita diceva poco per quello che riguarda la classifica per la San Maurese, che ormai è salva, aveva fatto la sua giusta partita, sicuramente non aveva magari la tensione necessaria per portare a casa un risultato pieno, però le occasioni le ha avute, magari con un po' più di precisione sarebbe riuscita anche a fare gol e portarsi in vantaggio, e invece la Clodiense ne ha approfittato in una delle poche occasioni che ha avuto e ha portato a casa questo vantaggio e questa vittoria che la rilancia per il terzo e ultimo posto, che non so quello che possa servire in questo momento, però c'è. E invece ultimo derby, ultimo per modo di dire, Romagna Centro Imolese, questo Romagna Centro che conquista questi tre punti davvero importanti. Importantissimi per la salvezza, ero a vederla sabato, è stata una partita molto equilibrata e senza grosse emozioni. Dove il Limolese aveva giocato bene il primo tempo, creando molto anche quando era andato in inferiorità numerica. Quindi era andato avanti anche a attaccare in 10 contro 11, aveva creato molte occasioni, e c'è stato questo nel secondo tempo, questo gol di Ridolfi in sospetto fuorigioco che ha condizionato la partita. Io sinceramente tra la partita di sabato tra Romagna Centro e Imolese e quello che ho visto ieri, che dopo commenteremo con Amati, certo, con Armando, ho visto due arbitraggi un po' non molto all'altezza. Così. Sì, ci sono stati molti episodi, a mio avviso, sbagliati, che hanno condizionato le due partite. Dopo vedremo anche dalle immagini. Okay. E allora, l'hai anticipato tu Giacomo, allora andiamo a vedere proprio il servizio riguardante Ribelle San Marino.
Nella giornata dei festeggiamenti, dopo l'importante vittoria ottenuta 7 giorni prima, la Ribelle riceve tra le mura amiche il San Marino. La formazione titana è una delle super corazzate di questo campionato e sicuramente, data la presenza del Parma in questo torneo, non vuole perdere la speranza di ottenere il miglior piazzamento possibile in graduatoria per poter puntare ai playoff senza particolari affanni. La Ribelle, invece, insegue il sogno, quello di giocarsi per la prima volta nella propria storia i playoff in Serie D per ambire a una categoria superiore. L'attesa, la pressione e il risultato frenano nella prestazione complessiva, nelle gambe, nella mente, gli uomini di Antonioli che appaiono prevedibili, permettendo a San Marino nella prima frazione di gioco di passare il vantaggio e di gestire nel migliore dei modi, senza particolari affanni, il risultato. Padrone di casa, subito avanti dalla bandierina, arriva il colpo di testa di Graziani che si spegne alto sopra la porta difesa da Dini. Dall'altra parte è Gagliardi a cercare una conclusione a giro che si spegne a lato. Proteste ospiti per un atterramento di Albanese ai danni di Olcese in area locale, ma somma decide per il proseguimento dell'azione. Titani gol al minuto 13. Paolini innesca Olcese che di prima scambia con Buonocunto, il quale arriva a una conclusione sbilenca raccolta sulla linea di fondo dal compagno Benini, bravo a seguire l'azione e a crossare al centro per Olcese che comodamente trafigge Calderoni, portando il San Marino in vantaggio. La Ribelle risponde un minuto dopo quando una combinazione Bernacci-Graziani, con fallo recriminato dai biancazzurri, porta al tiro l'ex Sant'Arcangio, palla fuori di un nulla. Il San Marino cerca il contropiede gol sicurezza, Olcese da posizione defilata stoppa il pallone poi cerca il tiro a Gino, buona l'intenzione ma non la mira. Mira più precisa ma alquanto sfortunata quella di Gagliardi che servito sul filo del fuorigioco pecca di freddezza davanti a Calderoni. È la volta di Tolla che cerca fortuna dalla distanza senza inquadrare il bersaglio. Prima di rompere le righe, ecco che arriva la conclusione da posizione di filata di Baldazzi. Calderoni fa buona guardia, rifugiandosi in corner. Primo tempo che si conclude con il San Marino in vantaggio. Ripresa più avvincente, con la Ribelle che rischia di subire il colpo del capo da Olcese, ma Calderoni devia in corner. La pressione titana è insistente, Baldazzi chiama la presa a terra, l'esperto numero uno di casa. La Ribelle, quando prova ad affondare, si vede negare un penalty per un evidente fallo di mano, ma dal rigore non assegnato sul proseguimento dell'azione, il San Marino trova il raddoppio. Con Olcese che si traveste da assist man e Gagliardi che risponde presente trovando i gol della domenica. 2-0 e abbraccio meritato da compagni e tifosi al seguito. La Ribelle mette palla a terra e si presenta davanti a Dini con la combinazione Rodriguez e Bernacci che chiama quest'ultimo alla deviazione in corner. Calderoni blocca un colpo di testa di Tola mentre dalla bandierina la Ribelle protesta per un altro fallo di mano in area di rigore non sanzionato. Da un'azione manovrata, Fabri mette al centro, respinta corta dalla difesa sammarinese che prima fa da scudo sulla volée di Albanese, poi lascia l'operato a Dini che con l'aiuto del palo evita che i giochi siano riaperti. Da una rimessa lunga, Rodriguez sul più bello viene tamponato da Bagattini. Gli animi si scaldano, Calderoni viene allontanato dal trio di gioco per aver risposto alla tifoseria ospite. In porta, avendo già fatto i 3 cambi, si accomoda a pari. Mentre seguiamo lui, Bernacci ottiene il penalty meno netto del match che lui stesso si incarica di battere e di trasformare con uno scavetto che beffa Dini. L'arbitro alla ripresa del gioco va in confusione. Il gioco riprende con l'ultimo tentativo che arriva da un colpo di testa debole di Amati che non crea scompiglio alla retroguardia titana che porta a casa una vittoria ma in discussione se non nei minuti finali quando da accomodati si è passati all'alzamento dei pesi. Per Screpis ed Antonioli non è stata la solita Ribelle ma pesano a loro avviso anche le valutazioni del direttore di gara. Ma diciamo che dai, è stata una partita sotto le nostre aspettative, abbiamo giocato sotto le nostre aspettative, è stata una giornata un po' particolare, anche non voglio dire sempre degli arbitri, l'arbitro ci ha messo anche del suo, diciamo dai. Io l'avevo detto ai ragazzi, non era la partita che dovevamo cercare di vincere, però senza rischiare di perdere, invece abbiamo concesso troppo ai loro contropiedi e nel secondo tempo comunque credo che ci sia stata solo una squadra in campo e purtroppo gli episodi veramente sono stati negativi con qualche decisione anche discutibile da rivedere. E allora Armando, episodi negativi, diciamo arbitraggio discutibile, a tuo avviso si poteva fare qualcosina di più al di là appunto di questo? Sì, al di là dell'arbitro che sappiamo che può sbagliare come noi, è stata una giornata un po' magari storta da parte nostra. Noi abbiamo provato a fare il gioco soprattutto nel primo tempo, loro chiusi bene, ripartivano bene, hanno creato occasioni dove noi siamo andati in difficoltà, trovando anche un gol. Secondo tempo ci viene negato il rigore, anche un po' sfortunati perché comunque il palo poteva riaprire la partita. Dopo invece ci viene concesso un rigore, forse un dubbio questa volta, e abbiamo trovato il 2-1, però troppo tardi. Giacomo, sei d'accordo con quello che dice Armando?
Sì, sicuramente il primo tempo io non ho visto la solita ribelle, l'avevo vista in altre occasioni, l'avevo vista molto contratta e non sciolta nel gioco. Nel secondo tempo, a parte l'inizio, dopo quando è entrato Rodriguez, che ha allargato il gioco anche sulle fasce, mi è piaciuto di molto di più, infatti ha creato molto di più. È logico che gli episodi, in questo caso sfavorevoli, probabilmente non hanno fatto riaprire una partita che poteva essere riaperta prima, però nulla è cambiato per quello che riguarda la ribelle, perché tanto hanno ancora questi 3 punti di vantaggio, si devono ancora giocare delle partite importanti, però il sogno playoff io penso che, non so se Armando è d'accordo, ma è in piena corsa. Certo, sì. Sei d'accordo? Sì, sì, siamo ancora in piena corsa playoff, perché comunque siamo quinti. Abbiamo uno scontro diretto, anzi due scontri diretti più o meno con Delta e Molese, e poi andiamo a giocare l'ultima, che è il derby con Ravenna. Senti, io ho letto un pregare del vostro mister Antonioli, il sogno per lui sarebbe, oltre alla stagione chiaramente indiscutibile, bellissima che state facendo, arrivare, diciamo, quel gradino in più al quarto posto, diciamo. Secondo te è fattibile? Poi ti voglio anche chiedere quanto invece sei cresciuto in questa stagione avendo invece come mister Antonioli. Allora, intanto il quarto posto in questo momento adesso lo vedo difficile, perché lo scontro diretto con San Marino l'abbiamo perso e adesso San Marino ha 4 punti con 3 giornate dalla fine del campionato, dove incontriamo comunque 3 scontri veramente tosti, e quindi lo vedo difficile. Il mio approdo alla ribelle è stato un po' costretto, diciamo, anche da... Giacomo che fa una faccia strana. Purtroppo Bellero non stava andando molto bene e la ribelle mi ha voluto e io ho deciso di andare con il mister che avevo l'anno scorso, giocatori e staff che avevo anche l'anno scorso a Bellaria, e penso che sia stata una scelta giusta, perché da quando sono arrivato comunque abbiamo fatto veramente bene, in casa ne avevamo ancora perso, purtroppo è arrivata domenica la sconfitta e niente, così. Giacomo, ti manca un po'... È un ragazzo come Armando Bellaria? Da 1 a 10, 11. Ecco. No, sicuramente Armando era uno dei giocatori a cui potevo fare affidamento e sapevo le sue qualità e il suo valore. Sicuramente sarebbe servito in questa squadra, che ha acquisito altri giocatori di importanza, perché lo stesso merito di Hop o Suriano non sono di categoria inferiore. Però Armando è un pezzo di Bellaria che è andato via e mi è dispiaciuto molto, veramente. Renzo, però ha fatto bene, sinceramente. Renzo, hai qualche domanda invece per il nostro giovane Armando? Ma io con i giovani non ho niente da dire, è chiaro che forse a Bellaria aveva più spazio, ma mentre invece a Ribelle sta facendo bene, diciamo, tutto sommato, no? Sì, forse è vero, ero più protagonista a Bellaria. Però alla ribelle siamo più squadra, forse. C'è più, sono, quanti siamo, 22 giocatori che danno l'anima, sia quelli dentro che quelli fuori. Io faccio sempre il mio e penso che il mister sia contento, visto che comunque ancora non mi ha lasciato fuori. Certo, quindi... si è sempre riconfermato, quindi sì. Un motivo ci sarà. Sì. Come procuratore Giacomo. Sì. Gianluca, prima, quest'anno noi abbiamo conosciuto meglio rispetto allo scorso anno la realtà di Castiglione di Ravenna, è un paesino di poche anime, però si trova in Serie D. Io quando ho conosciuto Veronica mi ha fatto vedere la vostra struttura, avete fatto un super campionato con lo marchigiano e, come ricordava il nostro Renzo Baldisseri, non è facile da vincere in virtù anche dei tanti supporters che ci sono su qualsiasi campo che voi avete avuto modo di affrontare. Allora ti chiedo, voglio esagerare questa sera, magari per un attimo Veronica si chiude le orecchie, a Gabice è possibile coltivare a lungo andare il sogno della Serie D? Fai una domanda da $1000, cioè, allora, sicuramente dal punto di vista, come dici tu, degli impianti e, diciamo, della locazione di dove siamo, obiettivamente abbiamo la possibilità di poter fare ancora qualcosa in più rispetto a dove siamo arrivati. Diciamo che noi siamo una società relativamente giovane, anche se diciamo sono stati presi dirigenti che erano già nel Gradara e anche nel Gabice, un sodalizio nuovissimo, perché 6 anni di vita,
siamo ripartiti dalla terza categoria, quindi capisci anche te che certo. Siamo ripartiti da zero completamente. Ci eravamo dati un obiettivo che in questi 6 anni volevamo raggiungere la promozione, l'abbiamo raggiunta proprio nell'ultimo anno, diciamo, utile. Ok. Oltretutto quest'anno siamo riusciti ad ottenere dal comune la possibilità di fare un ulteriore campo sintetico che ci permetterà ancora di più di potenziare, diciamo, il settore giovanile già importante che abbiamo, perché quest'anno credo che contiamo circa 220-230 ragazzi partendo dai piccoli calci alla juniores, quindi capisci anche te che è una realtà, diciamo, che ci stiamo costruendo, che comincia ad essere importante. La Serie D, io penso che per raggiungere quei livelli lì, cioè non è che ci vuole solo la buona volontà della dirigenza piuttosto che gli impianti, ci vuole proprio un buon portafoglio. Una serie di fattori, tra cui un buon portafoglio, come dice Renzo. Quindi poi mai dire mai, perché magari arrivasse qualche presidente che si innamora del camice gradaro, poi gli obiettivi possono essere, no, di tutti i tipi. Ve lo auguriamo però anche per la Serie A. Già siamo contenti comunque di essere arrivati dove siamo arrivati. Come ricordo sempre la Veronica, che lei giustamente è da 2 anni che ci segue, il primo anno che abbiamo cominciato la terza categoria, la prima partita in casa, eravamo una fila di spettatori nell'ultimo settore della tribuna, eravamo una ventina al massimo, cioè vedere lo stadio adesso poi è diventato una cosa strepitosa, ma poi si parla nei paesi, cioè è ritornato, no? Le persone che ti chiedono i risultati, quindi vuol dire che il fermento che abbiamo creato, insomma, è assolutamente positivo. Quindi, la base c'è, le trombette la anche, la sentiamo sì, sempre. Sì, noi ogni... abbiamo, esatto, quindi meglio di così. Abbiamo il calore dei nostri tifosi che è eccezionale, credimi. Va bene, andiamo a vedere il prossimo tour di Serie D, così lo commentiamo un attimo con Armando. E poi ci spostiamo in Eccellenza. Eccolo qui. Ebbene sì, abbiamo un interessante San Maurese Alto Vicentino, poi Giacomo vorrei parlare con te, Bellaria che affronta invece il Mezzolara, Immolese Ribelle, come diceva il nostro Armando, un altro scontro diretto importante. Sì, scontro indiretto, non dimentichiamo anche San Marino Forlì, che ovviamente è un bel derby, e per quello che riguarda il Bellaria è all'ultima spiaggia, se riusciamo a vincere col Mezzolara si può riaprire qualcosa. Dopo andremo a Parma a vincere sicuramente. Ovvio, ma è quello scontato ormai. Quello è sicuro. Io dall'inizio del campionato te lo dico. L'unica sconfitta del Parma sarà contro il Bellaria. Così bene, non uscirò da quello stadio. Armando, con l'Immolese come la vedi? La vedo una partita dura, ma sono convinto che possiamo fare bene e vincere. Speriamo, dai, speriamo bene, anche perché ieri avete ricevuto una batosta interna, come dicevi tu, che vi lascia poco sperare per il quarto posto. Speriamo nella vostra ripresa già la domenica prossima. Bene. Va bene, sì. Daniele, andiamo a vedere quello che è successo in Eccellenza a Girone B, quindi ci spostiamo nella 32esima giornata, 2 giornate tra l'altro dal termine di questo campionato, questi i risultati. Terza sconfitta consecutiva per ormai già promossa Alfonsine contro l'Old Medola, 1-0. Real San Lazzaro Axis 1-2. E qui davvero cala veramente il sipario, saluta l'Eccellenza il Cattolica, Portuense Cattolica 3-1. Massa Lombarda Cervia 2-1, Cervia in corsa per la salvezza, e invece il Massa Lombarda che allunga il terzo posto in merito poi anche ai pareggi successivi. Questo derby appunto se lo giudica il Massa Lombarda vittoria fondamentale, anche se c'è stato un rigore piuttosto contestato. Argentana Consellice 2-0, anche qui altro scontro diretto per la salvezza. San Pierana Copparese 6-0, Sasso Marconi Progresso 0-0, Gran Amica Sant'Agostino 4-1 e si riprende la Savignanese, punti in chiave salvezza contro il Classe 0-2. Guardiamo la classifica come abbiamo già anticipato ormai da diverse puntate, l'Alfonsine è già promossa. A seguire invece il Massa Lombarda con 58 punti che allunga quindi il gap con il Progresso a quota 54, il Real San Lazzaro a quota 51, mentre a chiudere Portuense con 22 punti, Cattolica come abbiamo già detto ormai è in promozione e anche la Copparese con 13 punti. Il capocannoniere del girone è Riccardo Valori della San Pierana con 21 centri. Il miglior attacco è quello dell'Alfonsine con 57 timbri e la migliore difesa è quella del Progresso con 20 gol incassati. Renzo, è un campionato difficile da commentare stasera per i tifosi del Cattolica, mancava solo la certezza anche ieri,
passati in vantaggio con Mazzoli, vantaggio che è durato pochissimo, poi la sconfitta con la Portuense, che significa da stasera, anzi da ieri sera, matematica retrocessione in promozione. Cosa possiamo dire? Io posso dire che quest'anno il Cattolico ha avuto una nana no, un'annata, perché ha avuto anche, secondo me, anche una campagna acquisti, secondo me, non all'altezza della situazione. Non era una squadra competitiva per affrontare un campionato di eccellenza. E questi risultati mi danno ragione. Chiaro che quest'anno, diciamo, il Cattolico ha avuto anche tanta sfortuna. Vede l'infortunio di Pieri, una partenza non felice, però chiaro che la tifoseria cattolica è una piazza importante. Chiaro che questa retrocessione perde del suo valore. Io direi una cosa, ritornando al campionato di eccellenza, sì, il prossimo anno secondo me ha perso del suo fascino, perché dico questo, non ci sono più il Ravenna, non c'è più l'Alfonsine, non c'è più il Ribelle, non c'è più la San Maurese e non c'è più anche il Cattolica, perché Cattolica, anche se è retrocesso, è sempre una piazza importante, certo, ha avuto una storia calcistica importante, perciò diciamo anche questa è una piazza importante, non c'è più il Russi, non c'è più il Faenza, diciamo la prossimo anno secondo me l'eccellenza romagnola ha perso molto del suo fascino. Ritornando invece al campionato, chiaro che l'Alfonsine ieri ha ottenuto la sua terza sconfitta consecutiva e questo secondo me è un po' perplesso, forse quando queste squadre vincono il campionato, e qui c'è anche il Gabicce, secondo me qualche risultato si lasciano un po' troppo. Probabilmente non dico che un campionato verrà falsato, però alcuni risultati si possono anche accomodare. Questo è grave, è molto pesante. Partendo dalla Serie A è stato Partendo dalla Serie A, questo ormai non stiamo qui a ripetere le stesse cose. È chiaro che, come ho detto sempre, le ultime partite i risultati li fa i cellulari, questo e non ci piove. Chiaro, però vedendo questo Alfonsine che ha vinto il campionato e avere tre sconfitte consecutive, lascia il tempo che trova. Non voglio andare oltre le polemiche perché non mi piace fare delle polemiche, anche che a me le polemiche è il mio forte, però onestamente queste tre sconfitte lasciano il tempo che trova. Ah, però sono pienamente convinto, se l'Alfonsine avrebbe ancora lottato per vincere il campionato, perché queste tre sconfitte non sarebbero avvenute. Non sarebbero arrivate sicuramente, d'accordo. Mentre invece il Mazza Lombarda ormai ha ipotecato il suo secondo posto, perché ormai secondo me 4 punti di distacco, poi anche il pareggio del Progresso a Sasso Marconi, 0-0, non la toglie. Ormai poi il Mazza Lombarda, sono un vaderato a due partite facile. Sulla carta, va Cattolica, già retrocesso, poi in caso proprio con l'Occaparese ancora un'altra squadra retrocessa. Oggi come oggi, se il campionato fosse finito, sarebbero retrocesse Occaparese, Cattolica e Portuense, andrebbero agli spareggi Cervia e Conselici. Però ancora ci sono altre 100 tante minuti da giocare. E a questo punto si vede che una squadra come il Meldola ha i suoi 42 punti, la classifica per l'altra diventa molto molto alta. Addirittura il Cervia, che fino a domenica era salvo, oggi addirittura si trova a lottare per i playoff. E domenica c'è un grande incontro proprio Cervia-Argentana e Savignanese-Portuense. Diciamo anche la Portuense, ancora c'è una piccola fiammella, però ripeto, la Portuense secondo il mio punto di vista neanche Padre Pio la potrà salvare, perché ormai questi 3-4 punti di distacco dal Conselice sono abbastanza molti, però fino che c'è una fiammella, però se dovesse domenica perdere con la Savignanese, è tutto qua. Ritornando al discorso di questo Cattolico, è chiaro che per me è un rimpianto, però rimbocchiamoci le maniche, e qui voglio fare anche una domanda all'amico Mariani. Vai. E onestamente questa Cattolica come la vedi? Ecco. Beh, diciamo che Cattolica penso che abbia una situazione un po' particolare, cioè in realtà la società che ha gestito quest'anno il Cattolica, cioè, è una società esterna al Cattolica, giusto? Se non mi sembra, quindi purtroppo devi lavorare in condizioni non semplici, quindi non è facile fare le programmazioni, chiaramente uno ci prova giustamente, poi come dici te sono partiti in un certo modo con una squadra forse che inizialmente non era all'altezza magari della categoria, però poi con gli acquisti diciamo di dicembre avevano rinforzato il roster in modo anche importante, poi ci sono state, no, delle sfortune tra cui quella che hai ricordato tu, la perdita di Pieri, che insomma era un giocatore importante per loro, ma lo stesso Bernabucci che ha avuto delle problematiche, però guardando in questo momento diciamo la rosa del Cattolica, per me è una rosa che era competitiva, poi sai, non è
non è facile, probabilmente questa società non ha trovato magari anche nel tessuto, no, di Cattolica un aiuto così, diciamo, quindi programmare, cercare di portare a casa un campionato di eccellenza, che comunque, anche se te dici che sono mancate diverse squadre, però è un campionato sempre importante, non è mai facile, quindi, e capisco anche la delusione poi dei tifosi che in questo momento si trovano, no, probabilmente il prossimo anno a dover fare un campionato di promozione poi con, no, con un'altra società cattolichina che è il Torconca, e forse anche un'altra società che è la Giovane Cattolica. Quindi ecco, la domanda è, forse me l'hai anticipata, non è un po' troppo tre squadre la città di Cattolica? Ah, sicuramente, secondo me sì, però poi le società sono formate dalle persone, quindi noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle, cioè ci sono stati anni per poter, no, unire due società che poi sono di due paesi diversi, anche se sono limitrofi, e noi ci consideriamo come un grande paese, e non è stato facile anche farlo, quando è stato poi l'ora nostra, diciamo. Quindi io posso capire che, insomma, tre società così si fa molta fatica a poterle mettere insieme, ci vuole proprio massima disponibilità. Massima disponibilità da parte di tutti, ecco, ah, sì. Quindi tornando al discorso che poi teniamo, il discorso eccellenza, se, diciamo, ormai ha spettacato, secondo me, il secondo posto il Mazzo Lombarda, arrivando secondo farà le fasi nazionali e dovrebbe incontrare una squadra toscana. Esatto, l'avevi già anticipato, allora preparati, adesso anche con le classifiche andremo a vedere tra poco la promozione, ma prima andiamo un attimo in pubblicità. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo, dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti embotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Per riaccendere il tuo look, fatti tentare dal magico mondo di Dada. Collane, braccialetti, orecchini, spille, borse e tanti accessori per le donne di ogni età, rigorosamente made in Italy, nati dalla creatività di Agnese Druda. Preziosi, moderni, femminili, eleganti per ogni occasione. Dettagli unici ed originali per esprimere grinta, raffinatezza, passione e sicurezza. Idee regalo per arricchire il tuo outfit. Dada Accessori Moda, per dare luce alla tua femminilità. Atelier Interni SRL è centro arredamento di concezione moderna e di avanguardia, con team di professionisti che operano nel settore arredo, architettura e design da oltre 20 anni. Abbiamo ideato, progettato e allestito uffici, le abitazioni e le varie attività dei nostri clienti, con particolare attenzione alla bellezza, qualità del prodotto, alla funzionalità del progetto e dell'efficienza del servizio, per rendere il vostro vivere quotidiano più confortevole, sicuro e rispettoso dell'ambiente. Visitate il nostro sito internet o il nostro showroom da lunedì a sabato. Sarete accolti in un clima gradevole e familiare, ma allo stesso tempo tecnico ed elegante, ricco di momenti di design. In più, ci occupiamo anche della tua illuminazione, perché Atelier Interni SRL arreda e illumina la tua vita. Ci trovi a Serravalle di San Marino, in via Bustamonte 3. Info 0549 904602 o www.atelier-interni.com. Jolly Abbigliamento è super! Jolly Abbigliamento ti è sempre più vicino. Con grande parcheggio e nel suo negozio ampio e ricco di scelta, ti invita alla prova qualità. Vieni subito a vedere. Jolly Abbigliamento è super! Jolly Abbigliamento veste la donna giovane, sportiva e elegante. L'uomo casual, il classico, il giovane e anche l'intimo per lui e lei. Il tutto con le migliori marche. Jolly Abbigliamento, a Taverna di Montecolombo con ampio parcheggio. All'interno
troverete occasioni su capi di fine serie. Andiamo un attimo sulla classifica. Perfetto, rientriamo in studio perché adesso ci spostiamo per l'appunto in promozione, dove ci soffermiamo tra l'altro tra poco un attimo con Renzo per capire bene le squadre che potrebbero andare ai playoff e chi è ai playout. Prego. 32esima giornata, anche qui 180 minuti dal termine, non ci sono pareggi in questa giornata. Fiericcione Gatteo 5-0, Forlì Empoli Calcio Marignanese decide il rigore di Daniele Santoni 0-1, Fossoghiaia Real Dovadola 2-1, Calcio del Duca Real Miramare 4-1, terza vittoria consecutiva per il Castrocaro sul Ronto ormai già retrocesso 3-1, Diegaro Russi 0-2, Bachia Sant'Ermete 1-3, qui davvero Sant'Ermete rischia, davvero vede sempre più vicino lo specchio, lo spettro della retrocessione. Torconca San Pietro in Vincoli 1-3 sul sintetico di Fanano, perdono i ragazzi di Lilli, davvero tanti giovani per il Torconca che comunque è già salva. E a concludere Tropical Coriano Valle Savio 4-0, a segno Golinucci, doppietta di Vitaioli e Costantini. Diamo uno sguardo anche alla classifica dove continua lo scontro diretto tra Marignanese 74 punti, Marignanese che tra l'altro giocherà il 4 maggio la finale, il ritorno al finale di Coppa a Massa Lombarda contro il Bibiano, come abbiamo già detto precedentemente è già promosso, Fiericcione a quota 73, poi zona playoff ancora apertissima tra Tropical Coriano e Bacchia 55-54 punti, a chiudere invece il Forlì Empoli Calcio con 25 punti, Real Miramare 21 e Irrunta purtroppo con 9 punti. Il capocannoniere Matteo Vitaioli del Tropical Coriano con 22 gol, il miglior attacco è quello della Fiericcione con 66 reti messe a segno e la migliore difesa è quella della Marignanese con soli 10 palloni raccolti in fondo al sacco. Allora, preghiamo a Stefano Papini di ritornare sulla classifica perché la voglio commentare con il nostro Renzo e capire un attimo come si sta delineando. Allora Renzo, sicuramente ieri grandissimo colpo del Sant'Ermete, Martino sorride e poi lì c'è il Tropical Coriano che è andato a vincere sul campo del Bacchia. Ti chiedo questo, mi fai un attimo il punto sulla classifica e poi ti chiedo a distanza di 7 giorni, a maggior ragione con la sconfitta del Bacchia, se sono giusti questi playoff. Ma ritornando al discorso, il Sant'Ermete ieri ha ottenuto, se non vado errato, la sua terza vittoria consecutiva. È una vittoria importante nel difficile campo del Bacchia. Il Bacchia le ultime due partite le ha perse entrambi, ha rallentato il suo ritmo. Delle voci che dicono, diciamo, della società, non so se è vero, ma sembra un po' strano che il Bacchia abbia un po' rallentato perché forse questo i playoff non interessa più di tanto, probabilmente. Stando hanno detto che probabilmente i soldi sono finiti, perciò questo io penso che tutti, una società come il Bacchia, chiunque, piace vincere e piace andare su, però questo secondo tutte le voci così di piazza, ma io non ci credo, però diamo onesto questo troppo calcoriano, una squadra veramente forte e poi se non vado errato è arrivato un altro attaccante a Ruci, questo io non condivido in parte. Queste federazioni ancora lasciano il giocatore desiderare di giocare da San Marino, venire in Italia, vuol dire questo lascia il tempo che trova. Io sono d'accordo che ci deve essere una campagna di rafforzamento, però nel periodo giusto. È nel periodo giusto, non diciamo a fine campionato. A fine campionato. Sono questo d'accordo, sono d'accordissimo. Però oggi come oggi nulla toglie a questo troppo calcoriano che sta veramente facendo un'impresa stupenda. Non vado errato, terza vittoria consecutiva, adesso davanti c'è un tridente, Fratti, Vitaioli e quest'ultima la Ruci che veramente fa piangere a tutti. Però tutto sommato questa Marignanese e questa Fiericcione veramente stanno sempre sorprendendo. La Marignani ieri ha ottenuto il suo 14esimo risultato utile, vale dire 10 vittorie e 4 pareggi, mentre invece la Fiericcione dopo la sconfitta ottenuta proprio in casa del Tropical Coriano ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. Io penso che queste due squadre decideranno l'ultima partita, vuole dire il primo maggio e ci divertiamo proprio allo stadio Nicoletti, una partita veramente interessante, penso che è una partita da grande spettacolo e qui ci giocheranno veramente un campionato perché secondo me due squadre che in questa partita si giocheranno tutto, però io sono un po' contrario e ripeto che questi meccanismi playoff secondo me non sono regolari. Oggi come oggi io non voglio
andare a discutere e ripetere le stesse cose che ho detto lunedì, però una cosa secondo me è vergognosa, che una squadra come la Marianese o la Fiericione hanno fatto da padrone in questo campionato. Io non vorrei arrivare chi arriva alla seconda o la Marianese e la Fiericione, questo non lo voglio mettere in dubbio, però che queste due arrivano alla seconda mi incontri una squadra come il Troppe Calcoriano o il Dovadoro o il Castrocaro con 17 punti di distacco. Sono è una proprio cosa veramente ridicola, è una cosa ridicola. Qui secondo me la federazione romagnola ci deve mettere qualcosa in più. Io perché non capisco che queste federazioni non c'è un'uguaglianza. I playoff e i playout è un regolamento a livello nazionale, però Roma ha detto i 9, i 7 punti, i 6 sono a facoltà delle regioni. Infatti nelle Marche c'è 9 punti, c'è 9 punti, in Romagna 7 punti. Questa è una cosa grave. Però adesso mettiamoci un, io non vorrei essere nei panni della Marianese o della Fiorigione, però il calcio ci sta tutto. Mettiamo una delle due, andrà a incontrare o il Troppo Calcoriano o il Dovadola, non il Dovadola, oppure chi è? Il Bacchia. O il Castrocaro, una partita storta perde un campionato. Poi lì sono gare che hanno tutto un altro valore. Sono d'accordo, però secondo me è una cosa da riguardare, però secondo me questo campionato, secondo me, questo regolamento è da rivedere. È da rivedere. Allora, aspetta un attimo, tieniti fermo un attimo, ti voglio far rifiatare, perché intanto tu parlavi di grosse corazzate, allora andiamoci a vedere anche l'ennesima vittoria della FIA ottenuta ieri tra le mura amiche contro i Gatteo. Servizio. Seconda larga vittoria consecutiva per la FIA Riccione, che al Nicoletti batte il Gatteo 5-0 nonostante l'inferiorità numerica per 50 minuti e prosegue così la corsa in scia della Marignanese a meno 1. Prima frazione di chiara marca bianco-azzurra con i padroni di casa che dominano e segnano, ma sul finire potrebbero complicarsi la vita con l'espulsione di Grassi per un fallo da ultimo uomo. Ritmi blandi e nulla di fatto fino al 20esimo, quando alla prima occasione la FIA va in gol. Serapini batte velocemente una punizione a centrocampo pescando Santucci a destra. L'ala biancazzurra salta alla piena velocità e fulmina Guerra. I ragazzi Drighetti cominciano a spingere sull'acceleratore. Al 24esimo Savioli ubriaca due avversari sull'auto di sinistra. Il suo cross dal fondo scorre incredibilmente a pochi centimetri dalla linea senza che nessuno intervenga. Al 29esimo, bel duetto sulla destra, Santucci-Facchini. Il numero 9 riccionese si libera al tiro, ma la sua conclusione è fuori di poco. Un minuto dopo, i biancoazzurri raddoppiano. Lancio di 50 metri di Grassi, Savioli si beve Iachini e apparecchia per Zavattini. Il bomber controlla e insacca la destra dell'incolpevole Guerra. Al 35esimo è sempre Savioli scatenato a sinistra, questa volta rientra sul destro, il suo tiro a giro è fuori di poco. Al minuto 39 l'episodio che può cambiare le sorti del match, imboccata centrale del Gatteo, la difesa riccionese è sorpresa e Grassi è costretto al fallo da ultimo uomo, punizione dal limite ed espulsione. Sugli sviluppi girata a lato di poco, ma Barbanti controlla. Nella ripresa ci si aspetta un Gatteo all'arembaggio per riaprire la partita, sfruttando la superiorità numerica, ma la Fiericcione gioca da grande squadra e chiude subito il match. Al 46esimo Casolla da sinistra sventaglia sul secondo palo, Santucci conclude da due metri ma tutto solo alza incredibilmente e al 47esimo punizione a rientrare dalla destra di Casolla, Zavattina e Lunadei non ci arrivano per un soffio, al 62esimo Savioli sigla il 3-0 con un preciso destro dal limite che si insacca sul primo palo. Il Gatteo è sulle ginocchia e i padroni di casa non si fermano. Al 67esimo Santucci effettua un lancio millimetrico per Zavattini e il numero 10 riccionese con freddezza incrocia per il 4-0. Al 76esimo il neoentrato Carlo Conti sulla destra salta l'uomo e appoggia per la corrente Cosmi che insacca per il definitivo 5-0. Non succede più nulla fino al 90esimo, 3 punti d'oro per la FIA Riccione che arriva al meglio per il rush finale degli ultimi 180 minuti. Ecco qui, nel frattempo chiediamo anche a Stefano Papini di farci vedere anche il prossimo turno, così lo analizziamo nel dettaglio con il nostro Renzo Baldisseri, perché eccolo qui, arriva puntualmente, grazie Stefano. Prima vedevo Gianluca fare con la testa un po' così, no? Non eri molto d'accordo quando diceva
che la Marinanese era una sorpresa, il nostro Lenz. Marinanese è una super corazzata per questo campionato. Assolutamente sì, no, io non ero d'accordo sul discorso della differenza punti. Secondo me, come dice Renzo, sarebbe giusto che chi arriva prima vada su diretta, ma la seconda uguale, fai gli spareggi. Esatto, faccia gli spareggi, perché in questo caso però ci sono 17 punti, sono troppi. Hanno fatto un campionato a sé queste due squadre qui, ed è giusto che addirittura tra Fiericione e Castrocaro ci sono 20 punti di distacco. Cioè, esatto, è giustamente sono troppi, non sono si troppi. Fa. Io non capisco perché troppi Calbacchia o Castrocari che andrà a fare gli spareggi con 17 punti o 14 che ci siano va a incontrare la Marianese oppure la Fiericione. È una cosa assurda, non esiste nel mondo del calcio queste cose. Una soluzione tampone potrebbe essere quella che è stata adottata qualche anno nel campionato cadetto di Serie B, ovvero che per quanto riguarda i play-out, però non per quanto riguarda i play-off, ovvero se c'è un distacco tra la quart'ultima e la quint'ultima di 5 punti, si va in quel caso a fare lo spareggio per rimanere in Serie B. Quello mi trovo d'accordo, un po' come il discorso che tu fino adesso hai fatto in maniera lineare, fin quando sono 6, esageriamo, arriviamo a 9 punti, allora ci può stare, ma 17 punti, ragazzi, è un altro campionato, cioè hanno giocato un altro campionato. Io posso capire la contentezza del Bacchia, del stesso Castrocaro, tutto esquisito, per carità, però onestamente questi 17 punti sono troppi. Giustamente sono d'accordo a fare uno spareggio tra Troppi Calcoriano, Bacchia, Castrocaro, per un eventuale ripescaggio, ma no, una di queste due squadre, Troppi Cal, vuol dire o Bacchia o Castrocaro, va a incontrare questa Marianese oppure la Fiericione che arriva alla seconda. È una cosa assurda, è irripetibile. Ma ritornando al discorso del promozione, io vedo questo Gatteo che veramente sta perdendo i punti. Te lo stavo per dire. Onestamente, oggi e ieri ha tutta la sua seconda sconfitta consecutiva e la squadra di Pessina ha un calendario alquanto difficile. Molto. Domenica va addirittura a Marignano, dove veramente secondo me non ha scampo, non ha chance, il calcio è tutto imprevedibile. E poi l'ultima gara in casa, il 1 maggio, ospita il Troppi Calcoriano, che addirittura lotta ancora per i playoff, perché il Troppi Calcoriano una gara che è importante perché il Tropical Gun ci gioca la miglior posizione, perché tu lo sai che queste tre squadre, vorrei dire Tropical, Bacchia e Castrocaro, arrivando nella miglior posizione, tu i playoff le fai tra le mura. E arrivano anche da casa dei messaggi. Renzo, tra l'altro, arrivano riguardo ai playoff, Renzo ha ragione al 100%, l'unico modo per risolvere ogni dubbio sarebbe che la FIA vincesse il campionato, la Marignanese in quel caso sarebbe anch'essa già in eccellenza come finalista di Coppa Italia di promozione, così i playoff non darebbero torto né alla Fiericione né alla Marignanese. Ma onestamente questo adesso lascia il tempo che trovo, io ripeto una cosa, la Marignanese e la Fiericione fanno un campionato a sé. Per quello che hanno fatto merita entrambi l'eccellenza. Assolutamente. Hanno fatto un campionato secondo me stravolgente. Certo. Sono maturi, l'ho detto altre volte, come impianti sportivi. Certo. Come società, come dirigente, come tutto. Merita veramente qualcosa di più, perché sono anche società che hanno dietro le spalle una storia calcistica molto importante. Ma ritornando a queste cose è veramente uno scandalo. Ma mi togli l'ultima indiscrezione che hai saputo in settimana, si dovrebbe giocare la partita del 1 maggio o il sabato sera o la domenica sera quella tra FIA e Marignanese? Ma queste sono voci di bar, voci di piazza. Vabbè, noi le diciamo intanto, sono voci. Si presume che la gara si potrebbe giocare anticiparlo o posticiparlo, addirittura o sabato sera o domenica sera per un eventuale incasso, però veramente sarebbe molto, secondo me è meglio perché per la gente che l'andrà a vedere, però io sono in vacanza sulla spiaggia, non mi far andare la partita di prima. Adesso prepara le tue classifiche, è un caso importante, però prepara le tue classifiche perché al campanello c'è Giannini che sta suonando per via del servizio del Pietracuta. Ci spostiamo in prima categoria, girone H, Romagna, prego. Ebbene sì, 30ª e l'ultima giornata, Stella Bagno di Romagna 0-1 decide Marcucci, Verucchio 2-0-3, Accademia Rimini Gambettola, al meglio l'Accademia Rimini 2-1, Pietracuta Junior San Clemente, andremo poi a parlarne con il nostro Riccardo Giannini, 3-1, Igea Marina Morciano Calcio 0-1, decide invece Ricciatti, San Lorenzo Villalta 1-3, la Giovane Cattolica alla meglio per 2-0 sulla 3S Saludecese, decide Marco Baffioni, il figlio del mister della 3S Saludecese, Daniele tra l'altro, e Andrea Ottaviani, e Miramare bis Misano 4-2. Diamo uno sguardo anche alla classifica dove ieri appunto ha
festeggiato alla grande la stella nell'ultima giornata. Poi abbiamo Giovane Cattolica 56, Gambetto 2M e Morciano 51, gli ipotetici scontri playoff. Renzo, correggimi se sbaglio, Giovane Cattolica 2M, Gambetto Morciano, confermi? Confermissimo, confermato. Mentre per quanto riguarda invece i playout, Bagno di Romagna, Accademia Rimini Calcio e Villa Alta 3S San Lucchese, Villa Alta per via della maggiore differenza reti, mentre è già retrocesso il San Lorenzo. Confermi? Tutto confermato. San Lorenzo retrocesso, Stella matematicamente campione, campionato finito, ci rivediamo l'anno prossimo. Senza dubbio. Chiudiamo anche con il capocannoniere che è Nicola Ance del Gambettola con 22 dillo. Reti, il miglior attacco è quello del Gambettola con 52 reti, davvero qui a numeri il Gambettola veramente se l'è giocata davvero molto molto bene, mentre la migliore difesa è quella della Giovane Cattolica con soli 14 gol incassati. Ha vinto anche ieri. Qui in questo campionato due sorprese. Vai. La sorpresa la Stella. Che ha vinto il campionato. Ha vinto il campionato che nessuno l'avrebbe mai pensato che la Stella avrebbe vinto il campionato, perché aveva di fronte delle squadre fortissime come la Giovane Cattolica, il Gambettola, lo stesso Scoduema, ma soprattutto la Giovane Cattolica e il Gambettola, che avevano fatto veramente squadre per poter vincere il campionato. E poi, mi dispiace dirlo, questo Pietracute che onestamente ha fatto un buon campionato, però è rimasta lì. È rimasta lì, anche se è andata anche in finale di questa Coppa Italia, che poi mercoledì ha perso 1-0, che forse meritava anche qualcosa di più. Sì. Però onestamente penso che il Pietracuta dovrà rimboccarsi le maniche e pensare alla prossima stagione. L'hai anticipato, allora andiamo a vedere, che sta suonando da mezz'ora il campanello il nostro Riccardo Giannini, il servizio è curato proprio da lui. Il campionato del Pietracuta si chiude con una vittoria casalinga per 3-1 con lo Junior San Clemente, altra grande delusa del girone H. La parola delusione inevitabile, perché il Pietracuta è squadra abituata a recitare un ruolo da protagonista e il settimo posto finale lascia amarezza in bocca ai supporter rossoblù. Ma mister Luca Fregnani a inizio stagione era stato cauto, indicando diverse piazze importanti che in questo girone avrebbero conteso al Pietracuta i posti nelle zone alte della classifica. Il più grande rimpianto per i leoni rossoblù rimane la doppia sconfitta in semifinale di Coppa Emilia. Al Bindi, il Casumaro, squadra del Ferrarese, primatista nel suo girone, è riuscito a vincere al termine di una ripresa vibrante con il punteggio di 2-1. Al ritorno grande reazione, prova d'orgoglio del Pietracuta, che ha sprecato due ghiotte opportunità prima di essere punito nel finale in contropiede. Altro grande rimpianto, il terribile inizio di stagione al Bindi. 5 partite, 5 sconfitte, un ruolino da retrocessione che ha vanificato il grande inizio in trasferta. 4 vittorie e un pareggio con l'Arcigna 2M di Fulvio Fabiani. Tra i successi esterni anche quello sul campo della Stella, che avrebbe poi vinto il campionato. Proprio la partita di ritorno con il gialloblu di Boldrini il 21 febbraio ha paradossalmente decretato, paradossalmente vista la distanza temporale, la fine delle aspirazioni di alta classifica del Pietracuta. Il pesante 3-0 casalingo ha spinto il rossoblu a concentrarsi sulla Coppa. Da quel risultato due sole vittorie in 7 partite, una in casa dell'Igea Marina e una nell'ultima giornata con lo Junior San Clemente. Ora il DS Sandro Conti è chiamato a programmare il futuro. C'è un campionato da vivere da protagonisti in un girone che sarà impreziosito dal ritorno dei cugini del Nova Feltria, campioni del girone R di seconda. Abbiamo iniziato il servizio parlando di delusione, ma non ci siamo dimenticati che i rossoblù hanno iniziato quest'anno un nuovo cammino, dopo un ciclo vittorioso concluso con una retrocessione onorevole dalla promozione alla prima. L'amara lezione del Bindi dovrà essere spinta per ripartire da protagonisti e noi ci permettiamo di consigliare a Sandro Conti la conferma di Luca Fregnani, tecnico abile e preparato, che siamo certi in questo momento è il primo grande deluso, ma la persona che più di tutti sa dove intervenire per riportare in alto il Pietracuta. Confermo quanto detto dal nostro Riccardo Giannini, poi facciamo i complimenti Veronica anche alla Vice Nova Feltria che ieri, in virtù del pareggio del Poggio Berni contro la penultima della classe, ha ottenuto matematicamente la promozione in prima categoria, andrà a far compagnia ai cugini della Valmarecchia del Pietracuta. Bene, dalla prima categoria Romagna ci spostiamo nella prima categoria marchigiana. Ebbene sì. Andiamo a vedere quello che è successo in realtà sabato, 30esima e ultima giornata. Avis Monte Calvo Vadese 3-2, Mercatellese Cagliese Calcio 5-3, Mondolfo Calcio Pisaurum 4-1, Polisportiva Lunano Cucurano 3-2, Polisportiva Monte Labatte Cantiano Calcio 0-2, Sant'Orso Gabice Gradara 3-2, Urbino Pieve Sassoferrato Genga 2-3 e Villa San Martino Ferminianese 2-1. Questa è la
classifica, quindi che vede già il Gavice Gradara promosso. I playoff invece tra Avis Montecalvo, Mondolfo Calcio, Villa San Martino e Cantiano, escluso dunque il Pisaurum, mentre retrocesse il Cucurano, la Mercatellese e la Cagliese Calcio. E questi erano dunque i risultati e classifica dell'ultimo turno di prima categoria marchigiana. Vi ricordo anche, parlavamo prima correnza appunto del Pietracuta, lunedì avremo ospiti qui nei nostri studi il tecnico dei Rossoblu, Luca Fregnani, quale è già stato protagonista qui nei nostri studi all'inizio stagione, ma ritornerà appunto per fare il punto della situazione. Prego. Ebbene sì, Mondolfo con 60 gol, miglior attacco, migliore difesa Avis Montecalvo 23 reti, Alessandro Rossi capocannoniere con 24 reti. E allora, prima di affrontare il campionato di prima categoria al girone H nello specifico, andiamoci a vedere il servizio relativo a Sant'Orso Gavice Gradara. Il Gavice Gradara si congeda dal campionato di prima categoria e lo fa a Fano contro il Sant'Orso, che si aggiudica la vittoria per 4-2. Clima estivo, tanto pubblico e bambini, per l'occasione sono state consegnate due targhe di merito alle squadre con la collaborazione dell'Avis Fano. Gara senza pretese e tatticismi, giocata a ritmi bassi, dove non sono però mancati i gol. Spazio ai giovani della Juniores, Lavanna e Alessandri. Nel secondo tempo mister Cangini inserisce anche Alessandrini tra i pali dalla categoria allievi. La prima fiammata è targata a Gavice Gradara con Muratori, che ha sui piedi la palla del vantaggio ma alza troppo la mira. Gol sbagliato, gol subito, come spesso accade sul cambio di fronte. Ad andare a segno è il Sant'Orso al 30° con il piatto sul secondo palo di Elmazzi. Passano appena 8 minuti e i locali raddoppiano con questa invenzione di Elia Rossi, che sorprende Ferri. Gavice Gradara non pervenuto e allora al 40° trova la via del terzo gol dopo un flipper in aria, ancora Elmazzi. Si riparte dal secondo tempo, dove al 70° Rossi viene fermato così. A scoccare la freccia dagli 11 metri lo stesso attaccante adriatico, che centra il bersaglio. Minuto 80 ed è ancora il cecchino ospite ad apporre la sua firma. 24 le reti messe a segno da Alessandro Rossi in questa stagione, capo cannoniere. I giochi sembrano ormai conclusi, ma al 93° a bruciare la difesa ospite è Ciano, che in solitaria è libero di siglare il 4-2. 62 punti, 19 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, secondo miglior attacco e terza migliore difesa del girone, squadra con più vittorie e migliore media inglese. Questi i numeri di un Gavice Gradara modalità promozione. La società ASD Gavice Gradara ringrazia tutti coloro che hanno creduto e sostenuto il club. E allora questa è la locandina che ci manda inoltre il nostro capo ultras Gianluca, che ogni lunedì ci segue con molto interesse e partecipa sempre attivamente. E allora Gianluca, che dire? Una stagione davvero epica, una stagione bellissima, una stagione con una cornice di pubblico spettacolare. Voglio sentire però anche quali sono state le tue emozioni riguardando questa bellissima assolutamente annata. Penso che sia stata una cavalcata bellissima, anche perché dalla quinta giornata, mi sembra, del giro di andata abbiamo sempre mantenuto la testa, quindi sono quelle annate insomma che sono da ricordare, da incorniciare. Come ho detto all'inizio, l'obiettivo nostro che ci eravamo dati era quello di arrivare in promozione in 6 anni, ci siamo arrivati. Adesso partiamo con nuovo entusiasmo, perché chiaramente la promozione è un contenitore completamente nuovo, dove comunque entrano in gioco, ed è questo importante dirlo, anche i giovani. E diciamo, la nostra volontà di ottenere anche questa categoria è stata quella per dare poi comunque un futuro ai nostri giovani, perché chiaramente abbiamo un settore giovanile fertile, quindi dove noi andremo poi a attingere, diciamo, anche da lì per poter poi inserire questi innesti obbligatori, diciamo. Esatto, per perché poi in promozione Gianluca cambia qualcosa, giusto? Sì, ci sono due obblighi di fuori quota, quindi che sarà un 97 e un 98, un 99, poi dopo quella è una decisione che prenderà la società. Certo. Però insomma, per noi è chiaramente una cosa assolutamente nuova, quindi
ci prepariamo al meglio per poter poi ben figurare anche poi nel campionato di promozione, insomma. Ecco. Senti, è una vittoria che ha generato entusiasmo anche per quanto riguarda giocatori magari di altre squadre che vorrebbero magari fare scelte diverse. So che comunque le chiamate arrivano e quindi ti chiedo come si sta organizzando il telefono del nostro direttore sportivo, che ringrazio, come chiaramente ringrazio il mister, ma diciamo il mister era già qualche anno che era con noi, invece il nostro DS da quest'anno, Giuseppe, ci ha accompagnato in questa avventura e insomma dobbiamo ringraziare in modo importante anche lui, continuerà a seguirci, quindi già il suo telefono, come ti dicevo, sta squillando, quindi insomma sono diversi giocatori che si propongono, che diciamo hanno la volontà poi, no, di venire a giocare da noi. Chiaramente da noi l'ambiente è molto molto carico, la società è una società che non mette pressione più di tanto, e il pubblico è strepitoso, perché insomma giocare sempre davanti a 300-400 persone tutte le partite, credo che anche in categorie molto superiori, poi qui c'è Renzo che gira tutte le Marche, la Romagna, adesso ci è andato conosce, a finire fino anche bene, in Umbria, anche quindi sa bene insomma cosa vuol dire giocare davanti al pubblico e giocare invece dove il pubblico non c'è, insomma. Quindi. Lo dico io come arbitro, perché arbitrare di fronte a 500 persone, c'è altri stimoli, arbitrare di fronte a 50 persone, insomma, cambia tutto. Non lo dire. Lo dico perché è realtà. No, Gianluca, tu devi sapere, 500 persone lo volevano menare tutte le volte che andava ad arbitrare, invece 50 riusciva sempre a sfuggire con i tacchi. Poi io so degli aneddoti di Renzo. Non è importante. Mi ha fatto arrabbiare anche quelli del Bacchia, mi hanno scritto, no, non è vero, ce l'abbiamo i soldi, diglielo da dentro. Vabbè, quindi conti. No, però specifichiamo, voci di corridoio, attenzione, non abbiamo dato ufficialità, c'è differenza, lo diciamo al tifoso che ha scritto adesso. Un dirigente ti scrive che è d'accordo con te per il discorso dei playoff, però senza i playoff il calcio perderebbe parecchio della sua bellezza. Questo è chiaro, che detto, sono stati i playoff e questo forse è stato anche una mia guerra contro i playoff e i playout. Perché se non c'erano addirittura i playoff e i playout, il campionato in Romagna sarebbe finito alla fine di febbraio. Assolutamente. Tutte le partite andavano. Torniamo a parlare del Gabicci. Io volevo fare la domanda all'amico Mariani. Una domanda, io non voglio parlare di lui di calcio, perché io ho sempre detto che parliamo di basket. È un amante del golf. È una domanda abbastanza un po' interessante. Non entro nel mondo del calcio perché in due anni Candini ha avuto sempre una Ferrari in mano. Una Ferrari. Secondo, l'anno scorso eravamo secondo. Però voglio anche dire che va bene, la squadra era forte, ma le Ferrari ce l'avevano anche qualcun altro. Però diciamo, la volta aveva qualcosa in più. Va bene, ha avuto qualcosa in più. Lasciamo perdere questo. Okay. E faccio i complimenti perché, ripeto, meritavate veramente di vincere questo campionato. Siete una piazza importante. Ma il mio discorso è un altro. Due società importanti come Gradara e Gabicce Mare. Due squadre che avevano dietro le spalle una storia calcistica importante. L'eccellenza che ha fatto del Gradara ai tempi di Cantoni, che io poi l'ho anche arbitrato. Tanti anni fa, si parla degli anni 70-80, vuol dire che io sono abbastanza anziano. Io e Daniele non eravamo ancora nati. E poi il Gabicce che ha fatto campionato di promozione di eccellenza. Certo. Ritornate nei bacifondi di terza categoria, è nata questa fusione importante. Come sai? Le fusioni non vanno mai d'accordo, hanno sempre un passo corto. La vostra, mi sembra, è da 6 anni che continua. Siete presi dalla terza categoria, siete arrivati in eccellenza. In promozione. Però voglio dire, i rapporti sono buoni, perché veramente lavorare due comuni così, due città come le vostre, di una storia calcistica che è importante, mi sembra che l'accordo sia molto molto vicino, perché non è facile andare d'accordo, ecco, tutto questo. No, non è facile, ma ti dico, qui lo posso dire, grazie a Dio siamo una società fatta, secondo me, da persone intelligenti, quindi quando le persone sono intelligenti e c'è una buona volontà da parte di tutti di perseguire un obiettivo, di cercare di arrivare, insomma, è chiaro che è normale in una società come la nostra, dove contiamo circa una trentina di dirigenti, anzi forse anche qualcuno in più, se contiamo quelli che magari ci sono, diciamo, si vedono meno spesso, ma che comunque sono in società, non è facile andare d'accordo, a volte ci sono frizioni, però alla fine diciamo ci troviamo tutti uniti nel proseguire quello che è, no, l'obiettivo, quindi io posso dire, almeno per quanto riguarda la nostra realtà, che insomma noi nel nostro piccolo abbiamo fatto, secondo me, un grandissimo lavoro, quindi continuiamo a farlo, cercheremo di farlo anche in futuro.
Quindi dai. Allora voi questa fusione mi ha portato fortuna. A noi ci ha portato, più che fortuna, ha coeso, diciamo, due gruppi, e insieme a questi due gruppi si sono aggregate altre persone che magari inizialmente non c'erano e adesso piano piano si stanno, anche perché sai, il Gabice Gradara non è Mariani, non sono altri dirigenti, Mariani ci potrà essere per un periodo, poi magari Mariani verrà sostituito da qualcun altro, però quello che noi abbiamo cercato di creare è, diciamo, sono le basi, le fondamenta per poter far sì che la società possa continuare ad andare avanti, ed è giusto che sia così, perché giustamente il paese di Gabice e di Gradara, che insieme contiamo sui 15.000 abitanti, diciamo, unendo i due comuni, è giusto secondo me che abbiano, diciamo, delle alternative importanti, anche dal punto ultima di vista. Ultima mia domanda. Dimmi. I comuni vi stanno vicino? Sia Gabice, sì, sì, a livello calcistico. Allora, sia il comune di Gabice, diciamo in modo forse un pochino più importante, perché chiaramente a livello di location giochiamo lì ed è normale che ci sia più impegno da parte del comune, però quello di Gradara anch'esso ci fa sentire, diciamo, la propria vicinanza, quindi, diciamo, è chiaro che a Gradara esiste un'altra società che è il Fanano Calcio, che fa la seconda categoria, quindi è normale che ci sia, tra virgolette, un attimino di dualismo, no? Però, attenzione per... però, però insomma non ci possiamo assolutamente lamentare. Gianluca, microfoni spenti, però lo devi dire anche a microfoni accesi, dimmi solo sì o no, muratori rossi anche il prossimo campionato? Assolutamente sì. Perfetto. Sì, sottolineavamo prima il ruolo dei dirigenti. Io, insomma, che vivo, come sai, Daniele, la società Gabice Gradara, penso che questo risultato sia sì merito sicuramente del gruppo, ma penso che alla base di tutto, se non ci siano dei dirigenti che lavorano, certo, con costanza, io penso anche Gianluca che si accodi a un ringraziamento veramente totale da parte di tutti, sì, i dirigenti, dalla segretaria che comunque mette a posto, no, tutte quelle che sono, insomma, tutti veramente, perché poi per creare una bella cosa le componenti sono tante. Tra l'altro, questo è una delle tante iniziative uno dei nostri allenatori, Daniele Grassetti, legati proprio, sì, al settore giovanile, sulla quale comunque Gabice Gradara punta. Credo che noi siamo poi l'unica società ad avere un mental coach, cioè sì, non esatto, esiste esatto, neanche a livello quasi semiprofessionistico, esatto, quindi Zepone, per esatto, dirti esatto come, insomma, l'investimento che la società lo fa, e lo fa in modo importante. Chiaramente, come dici te, bisogna ringraziare tutti, non posso dire dal primo all'ultimo, perché tutti siamo uguali, tutti, certo, ci impegniamo, certo, ognuno, certo, fa il suo, chiaramente, certo, ognuno negli ambiti anche professionali che uno fa, quindi, ma questa è la forza di una società, perché una società composta da poche persone, insomma, la strada non ce l'ha lunga, la società deve essere, ripeto, coesa e avere uno spirito di partecipazione molto ampio, e chiaramente la base deve essere aperta a tutti. Questo è, Mariani, quanto avete capito che questo campionato si poteva vincere? Questa è una bella domanda che mi fai. Io il campionato ho capito che avevamo delle chance importanti di vincerlo quando abbiamo avuto due passi falsi, e già dalla partita dopo ho visto i ragazzi andare in campo con una grinta inverosimile. Infatti, dopo le due sconfitte che abbiamo avuto, tra l'altro tutte e due tra le mura amiche, le partite successive abbiamo continuato a lottare ancora di più, e quindi ho capito che il gruppo c'era, e poi sai, ci sono tante variabili, e di quest'anno è andata proprio perfetta. Ebbene, sì. Siamo in chiusura, allora io ringrazio tutto, iniziare da Veronica Lisotti, grazie Veronica. Grazie Daniele, grazie a tutti voi, come sempre appuntamento con Calcio di Rigore lunedì alle 19.55. Ringrazio Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. Il direttore generale del Gabice Gradara Gianluca Mariani, grazie. Grazie e buonasera anche a tutti i telespettatori. Armando Amati, centrocampista della Ribelle, grazie Armando. Grazie a voi. E Giacomo Alpini, centrocampista del Bellaria, opinionista del nostro programma. Grazie Giacomo. Ciao a tutti. Noi ci rivediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio. Buona serata.